si è parlato di questa amicizia da molti sconosciuta tra Francesco Paolo Michetti e Gabriele D'Annunzio nel segno di Tocco da Casauria. Beh, l'amicizia tra D'Annunzio e Michetti penso che a livello artistico sia uno dei connubi che più sono famosi nel mondo dell'arte, della letteratura abruzzese, ma direi nel mondo, perché i due insieme a tutti coloro che partecipano al Cenacolo Michettiano facevano veramente la storia dell'arte e della cultura dell'intera Europa. Quello che riscopriamo oggi è questo legame che anche la cittadinanza ha voluto suggellare in quegli anni, dando appunto l'onorificenza di cittadino onorario a Gabriele D'Annunzio proprio in funzione della sua frequentazione del paese e della sua amicizia con Michetti. Questo atto, che per un po' di anni abbiamo forse dimenticato, è utile riscoprirlo anche in funzione di una ripresa di quelle che è la conoscenza di Michetti e di D'Annunzio assieme. E può essere sicuramente un inizio di un percorso, soprattutto di attività culturali, che possono far riemergere le due figure nella conoscenza innanzitutto locale e poi far crescere anche i nostri territori nella conoscenza nazionale e anche internazionale. Da oggi potrebbero nascere nuove iniziative proprio all'insegna di questi due grandi personaggi pescaresi e di Tocco. È quello che cercheremo di fare, è ridare vitalità a questo episodio, che non è un episodio qualunque, insomma è veramente un'onorificenza importante, che la cittadina immediatamente dopo il soggiorno che loro ebbero appunto a Tocco Casauria ha dato a questo ad D'Annunzio, e D'Annunzio scrive una lettera struggente, bellissima, molto emozionato da questo, pur avendo ricevuto nella vita tantissimi riconoscimenti. Aveva un amore particolare per Michetti, lo sappiamo tutti, un grande stima, affetto profondo, e aveva un grande amore per questa terra e soprattutto per Tocco, che aveva dato, diciamo, no, i natali all'uomo così importante nella sua vita. Quindi noi cercheremo di rimettere insieme tutto questo, tutto tondo, per poter fare una serie di iniziative anche all'insegna di questa onorificenza, insomma, che possa ricordare a tutti questo rapporto e questi due grandi uomini.